Cari amici di Mille un'avventura, come tutti gli anni la IFCOMP è giunta a conclusione. Era la IFCOMP 2023, il 29° anno che si tiene questa competizione tra autori di avventure testuali scritte in inglese. Ecco, non abbiamo potuto durante questo mese e mezzo di votazioni provare dei giochi e abbiamo solo illustrato proprio alcune caratteristiche un mese e mezzo fa della competizione. Spero che voi abbiate avuto tempo di provarle un po' tutte e se lo avete fatto scrivete sotto nei commenti che cosa ne pensate e se ritenete che chi ha vinto lo abbia fatto meritatamente. Come sempre vi ricordo anche di iscrivervi al canale se vi interessano argomenti come le avventure testuali, il Commodore 64 e più in generale lo sviluppo di videogiochi e tanti altri argomenti che portiamo sempre. Ora, quali sono le avventure che si sono classificate tra le prime 10? Partiamo dalla decima classificata e abbiamo questo Put your hand inside the puppet head. Metti la tua mano dentro la testa della marionetta. Immaginate Kermit, che The Angry Reader, che è l'autore, non si sa bene chi sia, ha proposto questa avventura in cui il burattinaio più amato del mondo è morto in circostanze misteriose. La sua eredità deve essere preservata. Fatti strada nel suo studio e parla con sette diversi burattini per scoprire la verità e proteggere l'onore di Mal Newsam, che è, immagino, il nostro burattinaio. Per i giocatori super, provate la sfida No Undo. Giocando senza tornare indietro, è un'avventura con, diciamo, a scelte, magari ci si accorge di aver fatto un errore nelle scelte e si torna indietro, e beh, se non tornerete mai indietro, scoprirete del nuovo gameplay e nuovi contenuti. Una sfida sicuramente da accettare. Passiamo poi alla nona posizione, Assembly, Ben Kirwin. Ecco di cosa ci parla, vedete anche questo caratteristico disegnino qui sotto. Oggi è stata una giornata straordinariamente lunga. La mattina hai ritirato le chiavi del tuo nuovo appartamento, il pomeriggio sei andato a comprare i mobili e hai passato la serata a montarli. E hai quasi finito, ma è rimasta una scatola. Ecco, una storia di magia e avventura, e riusciremo a montare l'ultimo tavolino. Ecco, possiamo salvare il mondo dalla, diciamo, minaccia di antichi dei. Una cosa molto particolare, 7,27 di punteggio, quindi un buon punteggio con 75 voti. Anche questa, no, questa era parser based, di un'ora e mezza, è stata apprezzata forse perché c'era proprio il parser. Ma andiamo avanti, ottavo posto, chi si sarà classificato ottavo, John Ziegler, come il principe Kisborne ha ottenuto il feckless, non so cosa voglia dire feckless, andiamo a cercare cosa vuol dire feckless perché mi interessa il titolo. Ecco, Linetto. Ecco, come il principe Kisborne Linetto ha ottenuto il suo titolo. Doveva essere davvero semplice prendere il viziato erede del re sotto la tua abile ala protettrice, portarlo via dal castello e trasformarlo in un materiale da nobile sovrano in un anno. Beh, devi ancora farlo, ma grazie all'attaccamento romantico del principe amante del Limerick, per una principessa con un padre riluttante, ora sembra che l'ordine del giorno includa l'indagine su vecchie leggende che parlano di una haunted fastness in the nord, qualcosa di stregato nel nord, leggende che ti porteranno lungo la tua strada verso l'Overworld, qualunque cosa essa sia. E continua la descrizione, ecco, vedremo come Linetto otterrà il suo titolo.
Però passiamo subito al settimo classificato, ecco, l'Unium di Ben Jackson. Ti svegli e ti ritrovi intrappolato in una stanza piena di serrature e strani aggeggi. Qualcuno ti ha rinchiuso qui e identificarlo potrebbe essere la chiave della tua fuga. Nascosti da qualche parte ci sono gli indizi di cui hai bisogno per liberarti, ma il tempo stringe. Scopri gli indizi, sblocca le catene e risolvi il mistero. Quali sono, ecco, ci sono opere d'arte, no, che opere d'arte, unici puzzle visuali che metteranno alla prova le tue abilità di detective. C'è anche un suggerimento, un sistema di suggerimenti. Comunque, settimo posto per Ben Jackson. Arriviamo al sesto classificato. Bali B&B di Felicity Banks, che aveva già delle buone posizioni gli anni scorsi. Bali B&B è un'accogliente storia, accogliente, così. Accogliente storia basata sulle scelte, sulla gestione di un bed and breakfast a Bali in Indonesia. Venerdì c'è pericolo per gli esseri umani e gli animali, ma le tue scelte sicuramente non faranno uccidere nessuno o nessuna cosa, diciamo così. Bene, chissà, deve essere anche questo interessante. 7,51, tutti i punteggi molto vicini per adesso. Quinto posto, The Van Brace of Destiny di Arthur Di Bianca. Anche Arthur è un autore che spesso ha partecipato e che spesso si è ben classificato. Pare che apprezzino molto la bella scrittura più che gli accorgimenti tecnici non sono molto, diciamo, considerati, lo vedremo proprio alla fine. E questo è un dungeon crawler, praticamente bisogna toccare le gemme magiche per sconfiggere i mostri, qualcosa del genere. Molto classico probabilmente, ma è stato apprezzato. Quinto posto. Ci avviciniamo piano piano al podio. Qui abbiamo Alex Harvey, non me lo ricordo come autore, ma magari è uno famoso, 7,80 di punteggio, e nel suo caso c'è un berserker al circo e stanno rovinando gli spettacoli di tutti quanti, e le performance di tutti quanti. E tutto quello che devi, e tutto quello che hai per fermarli è una pila di torte alla crema, un naso rosso che stride col tuo ingegno, ma lo spettacolo deve continuare. Quindi dobbiamo cercare di fermare questo, diciamo, guastafeste all'interno di questo circo. E siamo arrivati al podio. Terzo classificato, The Little Match Girl 4. Una toccante favola epica sui viaggi nel tempo di Christian Andersen. Quindi probabilmente non l'ho provata, Ryan ha provato a rinfrescare le gesta delle fiabe di Andersen ed è riuscito a strappare un terzo posto con 7,84, da provare sicuramente. BJ Best l'abbiamo già sentito, aveva già vinto tanto tempo fa, o meglio 2 anni fa quando ho partecipato anch'io. Questa Lake Adventure sembra un'avventura testuale scritta nel 93 con Copy Wrong e rivisitata da Eddie Hughes nel marzo 2020. BJ Best, se non sbaglio, 2 anni fa aveva partecipato con due avventure. Una di queste avventure testuali simulava il gioco di un'altra avventura testuale e nella stessa competizione c'era l'originale avventura testuale che aveva proposto con un nome, diciamo, di fantasia. E quindi c'erano entrambe le avventure, quella originale e l'avventura con i personaggi che giocavano all'avventura testuale. Molto particolare questa cosa. Qui c'è poco da tradurre e quindi non scomodiamo Google che non fa mai un buon lavoro e dovrei usare
l'altro metodo che mi consigliano sempre, ma io finisco sempre su Google per le traduzioni in inglese, ma arriviamo al primo, probabilmente meritatissimo posto, perché guardate, 7,94, purtroppo qui c'è anche un 2 che proprio ha battuto il voto, avrà fatto apposta perché DJ Best credo proprio che avesse già vinto, e allora qualcuno ha detto diamogli 2 così gli spezziamo le gambe, e invece SV Linwood col suo Dottor Ludwig and the Devil, il Dottor Ludwig e il Diavolo, vedete che ha ricevuto solo voti dal 6 al 10 e di 10 ne ha ottenuti ben 14, quindi meritatissimo, 60 voti, è un'avventura basata su Parser, quindi sono tornati in voga i Parser, un'ora e mezza, commedia, e vediamo che cosa c'è scritto qui. E praticamente si dice: Unisciti allo stimato scienziato pazzo Dottor Ludwig mentre affronta la sfida più grande della sua nefanda carriera, fare un patto con il diavolo e uscirne vincitore. Ricerca demonologia, leggi documenti legali, di giurisprudenza, affronta i mob armati di torce e forconi, meno efficaci del mondo, tutto questo e altro ancora. Deve essere davvero divertente perché i voti sono stati tutti altissimi, 8,43, una deviazione standard piccolissima, tra l'altro è stato anche il più votato, c'è scritto qui, Miss Congeniality Awards, vuol dire che gli altri autori lo hanno a loro volta votato per primo, perciò è piaciuta davvero a tutti quanti. Altri premi non ci ho fatto caso, ma mi pare che non ne siano stati assegnati alle altre avventure. Sì, c'è anche secondo posto per come il principe Tisborn Linetto ottenne il suo titolo. Anche lui però secondo posto come Miss Congeniality Awards, e poi direi il terzo, secondo posto a pari merito anche per il decimo classificato, quello della marionetta Kermit in pratica. Bene, questi erano i primi 10 classificati, ma anche le altre sono interessanti, bisognerebbe elencarle tutte, ma non ci riusciamo perché già tradurre questo inglese con l'aiuto di Google non è il massimo, e poi bisognerebbe proprio davvero andarle a vedere e capire come mai questa è stata così, diciamo, votata, e magari, chissà, se ci verrà voglia e avremo il tempo, proveremo anche ad affrontarla con un po' di fatica, perché l'inglese è sempre un problema per chi non lo usa tantissimo. Ora vi dicevo che non pare che ci siano cose tecniche particolari, a meno che non ci siano accorgimenti nel gioco, parser based, dicevamo, anche questo col parser, tutti col parser i primi 5, il sesto invece choice based, quindi a scelte, il settimo, l'ottavo, l'ottavo è parser, quindi qualche choice based c'è, ma i primi 5 sono tutti con parser. Quindi si è tornati un po' all'antico. Avevo apprezzato questa avventura per Commodore 64, ma come vedete si è piazzata solo 41esima a pari merito con un'altra che è qui sotto, quindi lo stesso punteggio, 5,72, quindi non arriva alla sufficienza. Però è un'avventura testuale scritta per il Commodore 64. C'è anche questa bella copertina che va a rinfrescare antiche memorie. Si vede che la storia non merita abbastanza perché come accorgimenti tecnici probabilmente e come storia che c'è dietro, come nostalgia, ecco, magari avrebbe meritato anche di più, però le altre 40 che ci sono davanti sicuramente avranno delle carte a loro favore. Quindi peccato perché è un'avventura col C64. E infine l'unico italiano
dottor Pier Giorgio. 70° posto, purtroppo, e anche qui c'era un accorgimento tecnico notevole, perché veniva usata una tecnologia che si usava negli anni 80 per creare avventure testuali. Infatti è realizzata con MagX, che era un sistema per creare avventure testuali, praticamente uno dei primi sistemi realizzati fine anni 80, direi. Peccato, anche questa non è stata molto apprezzata, era piuttosto particolare perché si parlava di questo Rayleigh, non so come si pronunci, un mondo distante centinaia di migliaia di anni e anni luce, nella cittadina di Luruz, è la vigilia della festa del raccolto. Una giovane fata, cioè ottantenne, appena terminato i preparativi per una cena tra amici, non resta che cucinare, ma il pasticcio è sempre in agguato. E quindi si parla di questo MagX, che probabilmente è l'unico gioco di cui è stato rilasciato il codice sorgente con questo sistema particolare. Però non è stato apprezzato più di tanto, voto medio 4. E qui non so se è proprio la storia che non regge, comunque non è l'ultimo, ce ne sono altri più sotto, si arriva fino al 74° posto con 3,29. Anche questo sembrava interessante, un'avventura testuale per TRS 80 con elementi RPG. Quindi chi ha un po' di nostalgia per i vecchi computer non è stato apprezzato a sufficienza, ci vuole una bella storia. Ormai le avventure testuali bisogna mettersi nell'idea che vengono apprezzate quelle che hanno dietro una bella storia, sono moderne e cose di questo tipo. La nostalgia sui giudici moderni, sui giocatori di avventure testuali moderne, moderni, non ha molto presa. Se non c'è dietro una storia, finite. Scusate, ma qui ci sono notifiche che mi perseguito e mi dimentico sempre. Dicevo, non hanno presa probabilmente le operazioni nostalgia se non c'è dietro qualcosa di solido, perché in effetti BJ Best, anche lui fa un'operazione nostalgia proponendo un vecchio gioco che però poi viene rigiocato in modo moderno, quindi una chiave molto moderna di interpretare le avventure testuali e le storie che si possono creare con queste. Bene, direi che abbiamo coperto in modo così molto poco la IFCOMP, vorremmo fare molto di più, purtroppo trovare il tempo per giocare seriamente non c'è stato, come l'anno scorso d'altra parte. 2 anni fa ero riuscito anche a partecipare, a seguire molto di più. Avevo fatto addirittura tutta una serie lunghissima di 20 episodi sulla mia avventura testuale, che si era posizionata verso il 42° posto, credo. Ero finito anche nei premi, 10 euro me li ero accaparrati anch'io. E che dire, è sempre molto interessante. L'anno prossimo spero proprio di poter riuscire a partecipare. C'è anche Claudio di Project CD, che credo abbia giocato almeno 5 avventure, perché credo che lui abbia votato e bisogna giocare almeno 5 avventure per poterlo fare, ma anche lui vorrebbe partecipare, vedremo, magari ci saranno altri 2 italiani che parteciperanno l'anno prossimo e dobbiamo iniziare per tempo per scrivere bene in inglese, se no ci stroncano. Avete visto, insomma, l'inglese lo considerano fondamentale, visto che è una competizione tra avventure testuali scritte ovviamente in lingua inglese. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e ci si rivede in un prossimo video, in una prossima diretta. Ciao a tutti!